Può la scienza, o che senso ha che la scienza alteri, modifichi ciò che per natura non sarebbe modificabile? Mi pare che qui gravitava l'insieme delle tue considerazioni. È molto interessante questa tua domanda, perché rispecchia una convinzione profonda nella storia della nostra civiltà, e cioè la convinzione che esista una natura, cioè che esista un ordine naturale. E allora, ecco, mi accingo soltanto a approfondire il senso della tua domanda. Questa convinzione appartiene alla nostra tradizione culturale, che ci sia un ordine naturale che si manifesta su vasti piani, su vari piani, e appartiene alla tradizione e sempre più messo oggi in discussione. Quindi ho ascoltato anche con interesse quello che ha detto la professoressa Galeotti a proposito della pluralità delle etiche, perché l'esistenza di una pluralità di etiche, va bene che anche durante la tradizione esistevano molte etiche, però la legittimazione, per così dire, di una pluralità di etiche è dovuta appunto al tramonto di quella tradizione che faceva tesoro e che in qualche modo poneva al proprio centro il concetto di natura. La natura implica un ordine inviolabile. Tutti i problemi ai quali tu stesso hai accennato, per esempio della manipolazione genetica, si riferiscono alla legittimità di una manipolazione di questo genere. La Chiesa cattolica, non solo cattolica, tiene fermo il concetto di natura. Oggi si è sempre meno inclini, ma non arbitrariamente, ma per un insieme di motivazioni, si è sempre meno inclini a tenere fermo questo concetto. Se così stanno le cose, ma poi si tratta di vedere qual è la validità con la quale il nostro tempo mette in questione il concetto di natura. Ma se così stanno le cose, allora la crisi del concetto di natura è l'autorizzazione fatta dalla nostra cultura alla scienza di procedere in modo tale da non credere di doversi imbattere in limiti insuperabili. Allora, la professoressa Galeotti diceva giustamente che, certo, lo scienziato lavora sotto condizioni storiche, è finanziato, tu dicevi ha una certa psicologia e via dicendo. Fermo restando che ci sono questi condizionamenti, però resta la questione di fondo: se esistano dei limiti che, indipendentemente dai condizionamenti sociali, esistano dei limiti concettuali che dicono alla scienza no, tu non puoi oltrepassare appunto l'ordine naturale. Ecco, questo concetto di limite. Riconvergerei un attimo su quanto tu dicevi a proposito della tua impressione, che condivido, che oggi la scienza produce sempre più ideologia. Pare che questa fosse la tua prima battuta. Oggi la scienza produce sempre più ideologia. C'è anche l'inverso, cioè l'articolazione del problema già complesso che tu hai presentato è anche più complessa, perché quando diciamo la scienza produce ideologia e determina il senso comune, parliamo dei limiti che la scienza propone alla società. Limiti è dire, ecco, questo è il senso del mondo che io intendo. Ma poi c'è il rapporto asimmetrico, cioè la società che pone limiti alla scienza, e tu stesso ti sei fatto in qualche modo portavoce di questo atteggiamento della società preoccupata delle possibilità, della potenza, tu hai detto, della potenza del sapere scientifico. Allora vorrei rapidamente ispezionare questo concetto, perché da prima è la società che pone limiti alla scienza. Noi diciamo scienza, ma la parola antica è episteme. No, noi oggi diciamo epistemologia, no? Epistemologia vuol dire riflessione sul sapere scientifico. Allora, se la prima forma di sapere scientifico è quel sapere filosofico che, con un po' di meraviglia, ho sentito qui assolutamente finora latente, in quanto abbiamo detto finora, se la prima forma di sapere scientifico è il sapere filosofico, allora sì, il sapere filosofico ha stabilito dei forti limiti
alla società, cioè quella forma iniziale di sapere scientifico che è l'episteme filosofica, ha stabilito essa dei forti limiti alla società, pur essendone stata condizionata, perché non dimentichiamoci che la filosofia è stata condizionata prima dalla democrazia ateniese che ha mandato a morte Socrate, poi dalla borghesia e poi dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa protestante, anzi forse più dalla Chiesa protestante che dalla Chiesa cattolica, se teniamo presente le posizioni di Lutero rispetto alla filosofia. Quindi il condizionamento è forte in entrambe le direzioni. La filosofia pone dei limiti all'attuale forma del sapere scientifico, quella filosofia che a sua volta è stata condizionata da varie forme sociali, ne ho elencata qualcuna, democrazia, borghesia, eccetera, però la filosofia si è costituita da ultimo come l'orizzonte all'interno del quale, e questa sarebbe la controproposta che io ti farei, Ernesto, l'orizzonte ultimo all'interno del quale avviene anche quel condizionamento del senso comune da parte della scienza. Intendo dire che la scienza non è una dimensione che agisce da sola e che da sola influenzi il senso comune. E la scienza, anche dal punto di vista genetico, proviene dal sapere filosofico, è intrisa di categorie filosofiche, non si reggerebbe senza categorie filosofiche. E se la filosofia dapprima ha detto alla scienza, con una voce più forte che non quella della religione, ha detto alla scienza, guarda che tu devi tener conto della natura, cioè dell'ordine naturale divino, dico con una voce più forte della religione perché intendeva essere la voce della ragione, e oggi quel sapere filosofico che sta alla base di quella pluralità di etiche di cui ha parlato la professoressa Galeotti, e oggi la filosofia, mettendo in crisi il concetto di natura, toglie quei limiti, si avvicina al sapere scientifico, autorizza il sapere scientifico a procedere con la consapevolezza che non ha di fronte a sé alcun limite assoluto, fermo restando che certo che il ricercatore deve mangiare almeno 3 volte, io penso 2 o 3 volte al giorno, che deve essere finanziato e cose di questo genere, ma il problema del condizionamento primario è quello dell'esistenza di una concettualità in base alla quale si dica alla scienza, tu bada che vai contro la verità se oltrepassi un certo limite naturale. Una seconda osservazione, o terza osservazione, che è conseguenza di quanto ho detto sinora. La distinzione tra scienza e tecnica sussiste sin quando c'è la natura. Perché allora, se c'è una natura, un ordine naturale, che non sto a esemplificare, ma vuol dire ordine biologico, giuridico, politico, economico e via dicendo, se c'è una natura, si parla anche, Marx parlava di leggi naturali eterne del capitalismo, se esiste una natura, allora la scienza che cosa fa? Sin tanto che vige il concetto di natura, la scienza conosce la natura, ha il compito di conoscerlo, e tu avevi accennato a questo, Ernesto, cioè la scienza che come prima istanza, mi pare di aver capito così dalle tue parole, dovrebbe proporsi la conoscenza non prevaricante della natura. I greci chiamavano hybris questa prevaricazione. Se c'è una natura, allora la scienza ha il compito di svelare l'ordinamento naturale, la tecnica ha il compito di applicare le conoscenze scientifiche. E quindi, sin tanto che vige il concetto di natura, la tecnica non dovrà oltrepassare i limiti stabiliti dalla natura. Ma se cade il concetto di natura, e poiché cade il concetto di natura, perché da capo l'esistenza di una pluralità di etiche è proprio il segnale di questo tramonto, se cade il concetto di natura, allora cade anche la distinzione tra scienza e tecnica. Perché cosa vuol dire allora, se non c'è un ordine naturale da rispecchiare, che cosa vuol dire conoscere?
Vuol dire possedere uno strumento concettuale che ci consente di essere più potenti che non quanto si sia usando una diversa struttura concettuale o un diverso apparato teorico. La verità del sapere scientifico viene a coincidere con la potenza di trasformazione del mondo. Tecnica uguale scienza. La distinzione, ripeto, sussiste quando ancora ci si intrattiene in quella dimensione della tradizione occidentale che noi ci stiamo lasciando, direi, radicalmente indietro, ma che purtroppo, per esempio, un mondo come quello islamico ancora non si sta lasciando indietro. E allora, se viene meno questo concetto, la scientificità consiste nella potenza, e direi di più, nella potenza pubblica. Tutti conosciamo quello che diceva Popper quando rilevava che un Robinson Crusoe in un'isola deserta che avesse inventato tutto quello che è stato inventato dalla scienza moderna non avrebbe fatto opera scientifica. Perché? Perché non avrebbe avuto un riscontro pubblico, intersoggettivo. Quindi altro tema, a mio avviso, di formidabile importanza: la potenza della scienza non è una oggettività, è il risultato di una interpretazione. Perché anche seguendo il discorso di Karl Popper, se c'è scienza solo in quanto c'è, e quindi scienza uguale capacità di controllo razionale della potenza, se c'è scienza solo in quanto c'è potenza, e c'è potenza solo in quanto c'è riconoscimento pubblico della potenza, cioè solo in quanto esiste una società che riconosce questa potenza, allora il riconoscimento, questo è il passo che Popper non fa, mi interesserebbe sapere cosa dice qui l'amico Giulio in proposito, e allora nemmeno il riconoscimento della potenza è un dato oggettivo. L'esistenza di una società che riconosca la potenza della scienza è il risultato di una interpretazione. E allora qui il senso della potenza, dello scavalcamento dei limiti, scende una dimensione in cui veramente dobbiamo ritirarci sulle domande prima di arrischiarci sulle risposte. Se ho esaurito i miei... E allora una delle osservazioni che prima avrei voluto fare era il rapporto tra scienza e società. Ma chi considera questo rapporto? Qual è la dimensione concettuale che è autorizzata a considerare questo rapporto? È la scienza? E sembra di no. Anche per quanto diceva il professor Galli della Loggia, la scienza oggi si qualifica come specializzazione, e il rapporto tra scienza e società non sembra, per esempio, di pertinenza delle scienze dure, tipo matematica, fisica. È vero, esiste la sociologia. E vogliamo forse una riflessione sociologica sul rapporto tra scienza e società? Ecco, l'individuazione del soggetto o della dimensione concettuale che è delegata a considerare questo rapporto è uno dei problemi, direi, preliminari. Da parte mia rilevo che da sempre la filosofia ha avuto il compito di stabilire i nessi. Io mi ricordo che quando conoscevamo Ludovico Geimona con l'amico Giulio, che era tanto più giovane di me, ma però Geimona, di cui tutti noi dobbiamo, penso, vantarci di averlo avuto come cultore di discipline epistemologiche, almeno con me, un personaggio come Geimona diceva: oggi il sapere scientifico non può essere controllato da un individuo, è impossibile sapere tutto. Allora, zittite voi che volete parlare di scienza. Per esempio, il sociologo di cui parlavo prima, che dovrebbe stabilire i rapporti tra scienza e società, ma zittiscano anche i filosofi, diceva,
perché i filosofi non hanno competenze filosofiche, non hanno competenze scientifiche. Interessante la. Ora, su questo punto non ero d'accordo, tentavo di dirgli, proprio anche in base alle competenze che lui aveva, per esempio, su un fenomeno come l'aritmetizzazione della matematica. Ora, ci può essere uno che, tanto per stare agli esempi piacevoli che le colleghe prima adducevano, uno può conoscere benissimo, essendo il controllore di un treno locale, poniamo Verona-Milano, può conoscere benissimo la linea ferroviaria, i caselli, le stazioni, il paesaggio della linea Verona-Milano. Poi ci può essere la conoscenza dei nodi ferroviari. Allora, è impossibile saper tutto, cioè è impossibile conoscere il paesaggio totale, che presupporrebbe un'onniscienza da parte degli individui inverosimile. Ma se per esempio stiamo al discorso dell'aritmetizzazione della matematica, questo discorso vuol dire che tutto lo straordinario sviluppo del sapere matematico è qualcosa di cui si può sapere il senso in base all'aritmetica o alla considerazione dell'aritmetica. Allora, la conoscenza dei nodi ferroviari è possibile, è impossibile la conoscenza dell'intera rete ferroviaria nei suoi particolari. Per questo mi azzarderei a dire che delegato a conoscere il rapporto tra società e scienza è proprio quel sapere filosofico che da sempre si è proposto come conoscenza dei nodi fondamentali, non solo del sapere scientifico, degli incroci fondamentali, dei punti di incrocio delle linee ferroviarie, non solo del sapere scientifico, ma del tutto, della totalità. Di qui allora l'opportunità di questa nostra, di questo nostro convegno. Anch'io ringrazio l'amico De Francesco di averlo organizzato qui in una facoltà di filosofia, perché se non è la filosofia deputata a conoscere questi rapporti, mi riesce difficile capire quale altra conoscenza possa essere, a meno che non si dica, ecco, anche la sociologia è una conoscenza scientifica, e allora, presentando una tesi non scientifica, si direbbe la scienza è in grado di riflettere su se stessa senza bisogno di altro aiuto, cosa che anche il nostro amico Jean Monnat rifiutava, perché anche Jean Monnat aveva capito bene che non c'è scienza senza ontologia. E questo discorso mi pare che anche tu, Giulio, lo tenga fermo quando parli con la competenza che hai del sapere scientifico. Se mi è concesso ancora un minuto, vorrei dire, forse qui avremo da discutere noi due. Ecco, prima Giorello diceva non mi piacerebbe una società in cui ci fosse il tecnocrate a dirmi quello che devo fare. Però è da tempo che il sottoscritto va indicando che la tendenza in atto nel mondo è questa, dove però il tecnocrate non è il tecnocrate, chiedo scusa del bisticcio di parole, non è il tecnocrate quale è concepito dal tecnocrate. Cioè sta facendosi avanti la tecnica, ma una tecnica che ha una densità, uno spessore concettuale ben superiore a quello della tecnica tecnicisticamente, fisicalisticamente intesa, riduzionisticamente intesa. Quando prima parlavo della distruzione della natura, a proposito della parola natura farò ancora poi una piccola osservazione, quando prima parlavo della distruzione della natura da parte innanzitutto di quella punta di diamante della nostra cultura che è la filosofia degli ultimi 2 secoli, intendevo dire che la filosofia del nostro tempo, eliminando il concetto di natura, elimina ogni limite assoluto o elimina la legittimità dei limiti di porsi come assoluti e inviolabili da parte dell'azione dell'agire dell'uomo,
e dunque da parte di quell'agire dell'uomo che è l'agire tecnologico. Quindi da prima la filosofia pone